Noi siamo di Tiangiui di Sassari. Questo che prepariamo è uno specchio realizzato con zucchero. Si prepara il reattivo di Collens con idrossido di sodio e nitrato di argento. Una volta preparato si aggiunge dell'NH4H in modo da far precipitare l'argento. Una volta che l'argento precipita viene versato all'interno di queste ampolle dove si aggiunge del glucosio. Una volta aggiunto il glucosio lo mettiamo all'interno di bagnomaria in modo da farlo scaldare e far agire meglio l'argento alle pareti. Qua l'argento cambia il numero di ossidazione passando da più 1 a 0. In questo modo si riduce. Una volta che l'argento si riduce viene svuotato e questo qua è il risultato. Un vero e proprio specchio realizzato con zucchero. Per ora vi faremo vedere se effettivamente lo zucchero brucia. Lo zucchero, se messo sotto una fonte di calore, non prenderà fuoco, però si scioglierà formando lo zucchero caramellato. Però se lo intingiamo nella cenere, la cenere è il prodotto finale della combustione di una sigaretta o del fuoco in generale. La cenere farà da catalizzatore. Il catalizzatore è una sostanza che abbassa l'energia di attivazione dell'elemento e aumenterà la sua velocità di reazione. La combustione continua finché la zolletta però abbiamo fatto vedere cosa può succedere nel nostro organismo utilizzando invece che gli enzimi il catalizzatore cenere. Però noi non possiamo fare con l'ossigeno e non avendo ce ne usiamo il potassio. Facendo scaldare il potassio che fonde a 356 gradi centigradi, con questo lo scaldiamo. L'orsetto cosa contiene? E facciamo l'orsetto borbottone perché è una reazione che borbotta. Per continuare perché può continuare la combustione. È una reazione molto violenta che sviluppa calore ed è la stessa reazione che avviene nel nostro organismo chiaramente. L'abbiamo chiamato orsetto borbottone perché si sente proprio come un borbottio. Borbotta. No, ce l'ho. Ce l'hai? Lo vuoi tu? Ci spostiamo un pochettino. Veloce, vai, vai, vai. Grazie. Lo butti, si sta sciogliendo. Lo butti? Lo puoi scendere. Aio, vai. Lo sente lo stridore? Questa è acqua anidride carbonica e non c'è niente di che. È una reazione di combustione e sviluppa solo acqua e anidride carbonica. Ha sentito lo stridere? Poi dopo si deve sfogare la rabbia. No, non schizza, diventa un solido. Ah, ok. Vado? Sì. Si sta infilando nelle sabbie mobili. Allora, adesso spiegateci la cosa succede. Vai. Ah, ok. Vabbè, praticamente il fluido newtoniano è un fluido particolare perché non newtoniano. È particolare perché può comportarsi sia da liquido che da solido. Se imprimiamo una piccola pressione come ha fatto lei prima, diventa liquido, quindi come ogni altro liquido lascia il posto al corpo che deve rimuovere. Se invece imprime una cosa pesante, importante, si comporta da solido, la risposta è completamente.